L'export continua a trainare la ripresa economica dell'area fiorentina, una tendenza che si è confermata e consolidata anche durante gli anni della pandemia. Un territorio quindi che guarda sempre al di fuori dei propri confini, grazie al fondamentale lavoro di supporto della Camera di Commercio di Firenze. Nei primi 9 mesi del 2021 l'area fiorentina ha fatto registrare 12,7 miliardi di euro di export, più 30% sul 2020. E le ultime stime di fine 2021 spingono l'export fiorentino oltre quota 17 miliardi, superiore anche ai numeri del pre-pandemia. Le esportazioni sono cresciute non solo rispetto al 2020, quindi l'anno più duro della pandemia, per un 26%, quindi un incremento in termini di valori notevole, ma addirittura di un 5,5% in più rispetto al 2019. E si prevede che quest'anno ci sia un ulteriore incremento del 2,2%. Quindi, mentre alcuni settori sono assolutamente in crisi, come quello turistico, per quanto riguarda le imprese manifatturiere c'è una forte, e i prodotti agricoli di qualità, vino e olio di qualità che il nostro territorio produce, c'è una forte ripresa trainata dalle esportazioni. In questo percorso si inserisce anche un bando con fondi per le imprese, proprio per sostenere la loro internazionalizzazione. Contributi disponibili erogati da altri soggetti, la Regione Toscana, lo Stato, ma anche contributi erogati direttamente dalla Camera di Commercio di Firenze per sostenere le micro e piccole imprese, soprattutto in quest'ambito. Dal 21 marzo sarà possibile presentare delle domande per ottenere dei contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere anche online internazionali che si svolgono sia in Italia che all'estero e per acquisire una serie di servizi per sviluppare all'estero le proprie attività. Contributi che vanno da 1.000 a 1.500 euro. Sono piccoli contributi che però, attenzione, si aggiungono a quel pacchetto di servizi che la Camera di Commercio, assieme alla sua azienda speciale Promo Firenze e in collaborazione con gli altri stakeholder pubblici che operano in quest'ambito, è in grado di offrire. Questo bando va a sommarsi ai servizi che la Camera offre a sostegno della crescita internazionale delle aziende. Dal progetto Export Hub, gestito da Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio, allo sportello finanziamenti che offre assistenza gratuita per l'accesso alla finanza agevolata in ambito nazionale, alle attività del PID per la digitalizzazione delle imprese e dei rispettivi business. Tutti servizi gratuiti. Il nuovo volto aziendale dei social media. Se ne parla nel nuovo incontro formativo organizzato in presenza e in streaming per giovedì 24 marzo dalle 10 alle 12 dal team del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Firenze e nel quale verrà spiegato cosa significa oggi gestire uno o più account social per il proprio business. Maggiori informazioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. È stata prorogata al 31 maggio 2022. La scadenza per la presentazione delle domande sul bando SACE-SIMEST a favore dei processi di internazionalizzazione e transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese italiane, grazie alle risorse del PNRR. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a finanziamenti@promofirenze.it. Una nuova definizione di rifiuti urbani nel settore tessile. Se ne parla nella pillola formativa gratuita online, promossa dalla sezione regionale toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per martedì 1 marzo alle 14.30, in cui si affronteranno le problematiche legate alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti tessili sul mercato e sulla produzione di quelli a ciclo di vita più lungo e sostenibile. Per maggiori informazioni vai sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.